Dallo studio TV4 della RAI di Torino è in Via Verdi. Buongiorno, bentrovati e buongiorno Regione. Sono le 7.30 e 40 secondi di questo mercoledì 18 giugno. Bene, a questo punto voltiamo pagina e ci occupiamo con il nostro spazio dedicato alla cooperazione internazionale di un incontro che conclude venerdì al Centro Congressi di Torino Incontra un progetto sul ruolo e sulle potenzialità delle imprese dei migranti. Si tratta di un progetto coordinato dal consorzio delle ONG, le organizzazioni non governative piemontesi, e che è stato cofinanziato dal Ministero dell'Interno e dall'Unione Europea. E ce ne parla Milena Boccadoro. Malik Niang è senegalese. Da 3 anni gestisce una sartoria ed una scuola di cucito negli ex bagni di Via Alie a Torino. Perso il lavoro da operaio, ha deciso di rimettersi a cucire. Per i suoi modelli usa stoffe che arrivano dal Senegal. Yassim Keidi gestisce una pasticceria a Portapalazzo e per i suoi dolci usa solo prodotti che arrivano direttamente dal Marocco. Solo a Torino nel 2013 sono state censite 22.500 imprese straniere, il 10% del totale. Molte devono il loro successo alla capacità di valorizzare i rapporti con i paesi di origine. È uno dei dati più interessanti emersi dal progetto Impra, che ha coinvolto imprese ed associazioni di migranti di origine marocchina e senegalese per capire quali risorse e strumenti attivare. Il primo è la formazione e la seconda come arrivare a ottenere i finanziamenti. Quindi un miglior accesso al credito. Un miglior accesso al credito e una migliore possibilità effettivamente per rendere più efficiente la loro attività. Le imprese che funzionano portano ricchezza anche nei paesi di origine e attivano quei percorsi di sviluppo necessari per fermare i flussi migratori. Ma l'Europa, che ha cofinanziato il progetto di ricerca, chi in Piemonte si occupa di cooperazione internazionale, chiede più coerenza nelle sue politiche. Se da un lato si può assistere all'esistenza di progetti di cooperazione, per esempio, che supportano le associazioni contadine, i piccoli produttori, dall'altro magari si sente un po' di assenza dell'Europa nel contrastare problemi come il land grabbing, che è quel meccanismo per cui appunto i piccoli produttori vengono espropriati per lasciare spazio a grandi multinazionali che utilizzano poi i terreni per produzioni che con il miglioramento della qualità della vita delle persone non hanno nulla a che fare. Le segnalazioni in occasione della giornata mondiale dei migranti, sabato mattina alla casa del quartiere di Via Molgari a Torino, si discuterà della situazione dei richiedenti asilo nel nostro paese. Il 21 giugno, sempre a Torino, alla casa del quartiere di Barriera Milano, si apre la 6ª edizione delle giornate culturali dedicate alle tradizioni del Senegal.